Non era la prima volta che Alessia Pifferi lasciava la figlia Diana sola in casa. Ecco come faceva e gli incredibili dettagli sulla tragica vicenda. Continuano ad aumentare le notizie in merito ad Alessia Pifferi, la madre che ha lasciato la figlia Diana, di soli 16 mesi, sola in casa per 6 giorni e l'ha ritrovata morta. A quanto pare, non era la prima volta che la bambina veniva abbandonata. Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche, Alessia Pifferi, figlia 16 mesi morta sola in casa, cosa sapeva il compagno Mario D'Ambrosio? Madre lascia bimba di 16 mesi sola in casa per 6 giorni. Sapevo che poteva succedere, l'ennesima storia di una madre malata sconvolge l'Italia intera. Alessia Pifferi, 36 anni, ha lasciato in casa da sola la figlia di 16 mesi per una settimana. La bambina è stata trovata morta. La piccola Diana Pifferi era stata lasciata in un lettino da campeggio, a fianco c'era un solo biberone e una boccetta di benzodiazepin piena a metà. Il corpo della piccola, nata il 29 gennaio 2021, sarebbe stato scoperto all'alba di mercoledì 20 luglio al rientro della madre. Quando è morta Diana Pifferi? Solo l'autopsia potrà chiarire da quanto tempo il cuore della piccola Diana aveva ormai smesso di battere. La morte, però, non risalirebbe a molti giorni prima del rinvenimento del corpo. La donna ha avvisato le forze dell'ordine e davanti al cadavere della figlia morta ci ha detto, Alessia Pifferi, dove era andata? Alessia Pifferi ha lasciato la figlia in casa per raggiungere il nuovo compagno a Bergamo. Nel corso della settimana, durante la quale la figlia di 16 mesi è morta da sola in casa, la donna sarebbe anche tornata a Milano, per accompagnare il nuovo compagno a sbrigare impegni di lavoro, ma senza mai passare da casa. Alla domanda del PM sul perché in quell'occasione non abbia voluto controllare le condizioni della figlia, la donna non ha risposto. Alessia Pifferi, non era la prima volta che lasciava Diana da sola. Alessia Pifferi è stata fermata con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Le indagini sono in corso. Pare, infatti, che in altre due occasioni, la madre avesse lasciato la piccola incustodita. Il motivo? Due weekend fuori Milano. Anche in quel caso la bambina sarebbe stata lasciata nel lettino con un solo biberon di latte. Ecco il commento di Alessia Pifferi, restate aggiornati con per scoprire tutte le news in merito ad Alessia Pifferi, la madre che ha lasciato la figlia di soli 16 mesi sola in casa e l'ha ritrovata morta. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!